Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi siamo qua per parlare del rework di Olaf, un altro mini rework simile a quello di Swain, ma magari un po' meno impattante di quello di Swain. Prima di iniziare a parlare del rework, vi ricordo che io sono sponsorizzato da HyperX. Mi hanno fornito queste cuffie che sono fantastiche, delle cuffie wireless che sto utilizzando praticamente tutti i giorni. In descrizione trovate il link, cliccatelo, perché a prescindere che le compriate o meno, comunque mi sostenete semplicemente cliccando il link. Sono delle cuffie wireless con 300 ore di autonomia, vi dico solo questo. Bene, allora, iniziando a parlare invece del rework di Olaf, innanzitutto le statistiche base di Olaf sono state buffate, sia la D che la salute che il mana, e sono state buffati specialmente nello scaling, cioè più si va avanti con il game più statistiche lui accumula. Per esempio la D prima era 68, la D base più 3,5 per livello, adesso è 68 più 4,7 per livello, quindi si passa. Prima a livello 18 avremmo avuto 127 AD di base, adesso ne abbiamo 148. La stessa cosa per la salute e il mana. Quindi Olaf più va avanti la partita, più ha AD, mana e salute. Ok, la passiva. Allora, la passiva è stata un po' cambiata perché, come vedete, Olaf guadagna velocità d'attacco e ruba vita basato sulla sua salute mancante. Quindi meno salute abbiamo, più velocemente attacchiamo e più ci curiamo. Si tratta di guardate i numeri, l'attack speed va dal 40 al 100% a seconda dei livelli e il ruba vita dal 12 al 35. Quindi riesce a recuperare parecchia vita. Interessante che l'hanno messa qua nella passiva e l'hanno tolta dalla W, quindi ora non dovremo più attivare la W quando dobbiamo recuperare salute, ma la possiamo recuperare passivamente dalla passiva, e questa è una cosa interessante. Oltretutto, l'efficacia massima della passiva, ovvero la percentuale di velocità d'attacco e di ruba vita massima che otteniamo, non è all'1% di salute ma al 30%. Quindi anche se siamo a qua più o meno con la barra della vita, possiamo ottenere e giovare del massimo di attack speed e di ruba vita. Ok, quindi già questo è un bel buff alla passiva sicuramente. Allora, la Q. La Q è stata, diciamo, nerfata, ma in realtà ha anche dei buff interni. Vi spiego un po'. Allora, innanzitutto il danno è stato ridotto in early, diminuisce, allora la Q adesso diminuisce l'armatura degli avversari di una certa percentuale per 4 secondi, dei campioni ovviamente, non dei mostri della giungla, e la diminuzione di armatura va dal 25 al 35% massimo. Quindi ogni volta che colpite un nemico con la Q, guardate, questa è la diminuzione d'armatura, che dura appunto parecchio, perché insomma, come vedete, sono 4 secondi. Ovviamente non stacca, non è che poi diminuisce ancora, però comunque riuscirete a tenerla bassa per tanto tempo. Non era un problema che Olaf aveva, quello di combattere gente con l'armatura molto con tanta armatura, però comunque diminuire l'armatura dei nemici ti consente di fare più danno, perciò la diminuzione del danno è sicuramente la diminuzione del danno della Q è sicuramente meno impattante del previsto, perché è stata aggiunta appunto questa armor shred sulla Q. Il range minimo della Q è stato aumentato. Prima il range minimo era 300, adesso è 475, quindi vedete, la lanciamo leggermente più distante l'ascia. Questo significa che hanno aggiunto più counterplay ad Olaf. Cioè, adesso Olaf lancia l'ascia e tu puoi correre in una direzione per cui Olaf non riesce a recuperarla. Se prima tu, lanciando l'ascia, la trovavi vicinissima all'avversario, anche se l'avversario correva in una direzione diversa rispetto a dove avevi lanciato l'ascia, comunque riuscivi a recuperarla. Invece adesso devi essere bravo a lanciarla nella direzione in cui pensi che l'avversario andrà. Ok, quindi hanno aggiunto un po' di counterplay sostanzialmente alla Q. Poi il cooldown è stato aumentato da 7 a 8 secondi e quando recuperiamo l'ascia recuperiamo non più il 4,5 secondi di cooldown, ma 5.
Comunque è stata nerfata, è stato nerfato il cooldown della Q, ma di poco, diciamo. Sempre un nerf, ma non un nerf devastante, ecco. E in totale, comunque, adesso Olaf ha una Q che si può utilizzare un po' meno, nel senso che il cooldown è un pochetto più alto, ma prima cosa il mana è stato diminuito da 60 a tutti i livelli a da 40 a 60, quindi in early game puoi utilizzarla sicuramente di più la Q. E soprattutto fa più danni perché abbiamo la possibilità di diminuire l'armatura dei nemici con la nostra Q. E questo ovviamente ci consente anche di non buildare Black Cleaver e quindi di sbloccarci uno slot per avere qualche altro oggetto. La W anche è stata cambiata parecchio, ora è un auto attack reset, quindi se tu fai auto attacco W vedi che parte subito l'altro auto attacco. E poi non so se avete notato, adesso mi faccio diminuire un po' gli HP dalla torre, ma la W ci dà uno scudo basato sulla salute mancante. Cioè, se io adesso premo la W mi prendo uno scudo. Ora vediamo un po'. Vabbè, innanzitutto resetta l'attacco base, come vi ho detto. Sono stati rimossi il rubavita, quindi il rubavita non è più sulla W, ma è passato alla passiva sostanzialmente, e l'amplificazione del rubavita che c'era prima. Il cooldown è passato da essere del 16%, 16 secondi, scusate, a da 16 a 10, quindi più andiamo avanti nella partita, più spesso avremo la possibilità di usare la W, ok? Quindi stanno tentando in tutti i modi, anche tramite il potenziamento delle statistiche, di rendere Warwick Olaf un campione un po' più efficace in late game. Anche questa diminuzione del cooldown più si va verso il late game è indicativo di questa cosa. E poi l'attack speed passa da 50-90 per 6 secondi a 40-80 per 4 secondi, quindi il boost all'attack speed dura un po' di meno e oltretutto l'attack speed è un po' minore, ma hai più possibilità di utilizzarla perché hai il cooldown più basso e oltretutto quando sei basso in salute puoi ricevere uno scudo e questo scudo va da 10 a 150, quindi sostanzialmente se tu c'hai la salute al massimo lo scudo è di 10 HP, non ci fa niente. Guardate, ve lo faccio leggere. Vedete, lo scudo va da 10 a 150 la base, in più il 25% di salute mancante, quindi ti vogliono spingere a farti utilizzare la W quando hai poca salute, ok? Quindi devi essere bravo ad utilizzare la W. Hanno aggiunto un elemento di gameplay che rende l'utilizzo di Olaf un po' più difficile, sia questo, ovvero l'aumento della distanza minima del lancio della Q, che questo qua, ovvero tu non puoi andare in combattimento e attaccare la W, cioè utilizzare la W anche se c'hai tutta la salute, devi aspettare che la tua salute diminuisca e quando la tua salute è bassa premi W e pam, per 2 secondi e mezzo hai uno scudo non male, sinceramente. Uno scudo che ovviamente, dipendendo dalla salute massima, dalla salute mancante, più salute ti manca, più scudo hai. Ok, quindi sostanzialmente hanno spostato il lifesteal da qui a qua e hanno messo uno scudo nella W. Quindi Olaf adesso ha sia rubavita che scudo, il che gli consente di essere efficace anche contro gente che builda ferita grave, che diminuisce quindi l'healing e il rubavita che hai, dandoti sì rubavita ma anche uno scudo. Quindi hai due modi di avere sustain durante il fight, non solo uno come prima. La E non è stata cambiata assolutamente, la R è un devasto totale. Allora, la D bonus è stato diminuito. Voi sapete che quando voi premete R, tanto facciamo auto refresh cooldown, lui ottiene attacco bonus, AD bonus velocità di movimento verso i campioni nemici. Bene, la D bonus è stato diminuito. Adesso è da 10 a 30 più il 25% dell'AD. Ok.
Ma le resistenze passive della sua R, 25 armatura, 25 resistenza magica, sono sempre attive anche quando la R è attiva. Mentre prima, se tu attivavi la R, perdevi le resistenze. È rimasto il fatto che tu, quando premi R, liberi di tutti gli effetti che ti immobilizzano o che ti incapacitano, quindi di bind, root, stordimenti, eccetera. Oltretutto, la durata, allora, praticamente è diventata potenzialmente infinita la R, perché la durata è diminuita da 6 secondi a 3. Ma se tu colpisci un nemico con un attacco base o con una E, la durata, vedete, si refresh all'infinito. Guardate la barra. La durata si refresh all'infinito. Questo significa che potenzialmente voi potete tenere la vostra R attiva per sempre, un po' come succede con la R di Swain. Il problema qual è? Che, come vedete, il refresh della durata è di 2 secondi e mezzo, non è molto ampio, quindi è molto facile perderlo, è molto facile perderla la R. Ma se riuscite a stare attaccati ai nemici, la R vi dura all'infinito. Per questo motivo credo che sia importante più che mai, con questo rework di Olaf, buildare velocità di movimento, utilizzare il Ghost, magari anche gli stivali della rapidità, utilizzare tanta tenacia, magari anche dalle rune, per esempio con Legend Tenacity, per riuscire ad essere sempre il più veloci possibile e ad essere sempre attaccati ai nemici, ok? Quindi abbiamo visto che i cambiamenti fatti ad Olaf sono parecchi. Sostanzialmente ha il rubavita spostato dalla W alla passiva. La W ti dà anche uno scudo, quindi adesso ha sia rubavita che scudi per avere sustain. E in più la R è effettivamente più potente, perché può essere infinita se buildi bene, quindi se utilizzi il Ghost, gli stivali che ti consentono di andare più veloci, la tenacia, eccetera eccetera. Quindi se lo buildi bene, la R è potenzialmente più potente. E inoltre diminuisce l'armatura nemica con la Q, che è una roba strana, però comunque è un effetto in più che ti consente di essere comunque più efficace. Allora, questo raga è il rework di Olaf. Mettete un like se il video vi è piaciuto, ricordate di cliccare mostra altro in descrizione per vedere i link per seguirmi anche sugli altri social, tra cui ovviamente Twitch, Instagram e Telegram, e le cuffie. Sempre in descrizione trovate il link per accedere alle cuffie. Grazie a tutti, ci vediamo come al solito al prossimo video. Ciao raga!